Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo 88 e prima di iniziare con il video di oggi, come faccio spesso, voglio mostrarvi tre magliette che trovate sul sito di t-shirt www.pampling.com. Ormai collaboro con questo sito da quasi 3 anni, manca pochissimo al terzo anniversario, mi sembra ieri quanto cacchio passa veloce il tempo alle volte. Sono magliette a tema nerd, dedicate a videogiochi, cinema, fumetti e serie TV, e se vi interessano trovate in descrizione il link per acquistarle, e se usate in fase di acquisto il mio codice sconto VILASLO avrete il 15% di sconto. E in questi giorni ci sono anche i super sales, per cui al 15% del mio codice sconto si aggiunge un altro 15% per un totale del 30%, quindi magari vi interessa. Ora vado alle ciance, iniziamo subito con l'argomento di oggi. Finalmente sono state annunciate le nomination per gli Oscar del 2019. Questi Academy Award, 91esima edizione, si preannunciano molto particolari. Perché? Perché ci sono alcune cose che mi hanno veramente fatto storcere il naso. Iniziamo col dire che Black Panther di Ryan Coogler, film del Marvel Cinematic Universe, ha preso ben 7 nomination, tra cui quella al miglior film e quella per la colonna sonora. Allora, io sono il primo a trovare molto importante l'impatto culturale che un film può avere. Però sono anche convinto che non si possa guardare solo a quello. E sinceramente non trovo nemmeno che Black Panther sia un film così straordinario da ricevere tutte queste nomination. Una sola in meno rispetto a Il Cavaliere Oscuro, che è ancora il cinecomic più nominato agli Oscar di sempre. Quasi quasi riusciva a raggiungerlo. Ora, io sono anche contento che si sia sdoganato il cinecomic a livello cinematografico, solo che secondo me lo hanno fatto con un film non così meritevole, però è stato apprezzato grandemente dal pubblico e anche dalla critica, per cui forse era quello più adatto per questo sdoganamento. Il problema è che io lo so che gli Oscar non sono mai stati meritocratici, è una manifestazione prettamente commerciale, ma che ha la sua importanza, soprattutto a livello pop culturale. Quindi io l'adoro, però stavolta sono parecchio indispettito, anche perché io posso capire il voler anticipare la famosa categoria al cosiddetto film popolare, solo un nome provvisorio, che dovrebbe essere introdotta a partire dall'edizione del 2020, quindi l'anno prossimo. Volevano dimostrare che ci sono film commerciali, grandi blockbuster, che possono essere candidati a un alto numero di statuette. E va bene, però non mando giù il fatto che abbiano candidato Black Panther come miglior film e non si siano cagati di pezza perle come First Man, Suspiria oppure L'uomo che uccise Don Chisciotte, che è stato totalmente snobbato, anche se in tutta franchezza me lo aspettavo. Ma a questo discorso voglio aggiungere anche Bohemian Rhapsody, che è un film che ha avuto una grande presa ma che non ha avuto neanche tutto questo riscontro di critica. Ha avuto un riscontro quasi totalmente positivo da parte del pubblico, anche se qualcuno che non l'ha apprezzato c'è, soprattutto per via delle inesattezze da un punto di vista della vera storia dei Queen e dei Freddie Mercury che ci sono nel film. D'altronde è un film che è prodotto anche da Brian May, è ovvio che qualcosa abbiano voluto cambiarlo per evitare di far uscire Freddie Mercury, ma anche loro stessi, in maniera non molto positiva presso il pubblico. Quindi per me è grave che ci sia Bohemian Rhapsody come miglior film insieme a Black Panther a discapito del film di Guadagnino o di quello di Chazelle, perché First Man non è stato totalmente ignorato, grazie al cielo. Suspiria sì. Io quantomeno una nomination per Il Trucco me la sarei aspettata, al momento che usa pochissimo gli effetti visivi e tanto quelli speciali. Se andate a vedere i making of rimanete basiti positivamente. Quindi mi fa molto incazzare che abbiano messo due film come questi e non ne abbiano messi altri. Va bene l'antimeritocrazia, ma così mi sembra decisamente troppo. Peraltro
I film Disney in queste nomination hanno ricevuto ben 16 candidature. Tantissime. La Disney sta avendo uno strapotere incredibile che già si conosceva. Non oso immaginare che cosa accadrà se l'accordo con la Fox verrà ufficializzato, come ormai è quasi certo, a giugno. Però in queste trattative non si sa mai bene che cosa pensare. Quindi io adesso prenderò il mio smartphone, passerò in segno candidature, farò qualche pronostico per quanto possibile. Non ho visto tutti i film, ma sapete che quando si parla di Oscar basta conoscere un minimo la mentalità e si può già capire quali siano quelli favoriti. Ora, facciamo un breve riepilogo. Questo video, come sempre, come tradizione, non sarà tagliato, sarà una chiacchierata tra me e voi. Allora, fondamentalmente è andato in questo modo. Ecco il bilancio. Dunque, questi sono i film che hanno ricevuto più nomination. Abbiamo Roma di Alfonso Cuarón e la favorita di Yorgos Lanthimos con 10 nomination. A Star is Born di Bradley Cooper e Vice di Adam McKay con 8. Black Panther di Ryan Coogler con 7. Black Klansman di Spike Lee si becca invece 6 nomination, e mi sembra assurdo che un film splendido come Black Klansman, che segna il ritorno sul grande schermo dello Spike Lee puro dei vecchi tempi, abbia preso meno statuette rispetto a Black Panther, ma tant'è. Bohemian Rhapsody di Bryan Singer, anche se sappiamo che è stato poi co-diretto per tutti i casini produttivi che ha avuto, ne ha ricevuto però appunto 5. First Man 4, quasi tutto in categorie tecniche, però devo dire che perlomeno non è stato ignorato come avrei temuto. Copia originale 3 e 3 anche la ballata di Buster Scruggs. Sono molto contento che non abbiano ignorato i Coen. Certo, magari il film si meritava qualcosa in più, però almeno è presente alla manifestazione. Peraltro lo devo ancora recensire, mea culpa, arriverà il video il prima possibile. Adesso vediamo però quali sono queste candidature. Farò per l'appunto qualche pronostico e poi vediamo quante ne azzecca. Avevo fatto anche dei pronostici nomination con i collezionisti in live l'altro giorno e qualcosa ho azzeccato, qualcosa no, ma perché hanno messo alcuni nomi abbastanza inaspettati, effettivamente, perché ogni tanto vogliono fare la sorpresa, si sa. Allora, quindi iniziamo dal miglior film, vediamo quali sono tutti i film candidati. In questa categoria si possono inserire fino a 10 film, ne hanno scelti 8, per questo mi incazzo che non ci siano film come First Man o Suspiria, perché non è che hanno dovuto scartarli in favore di altri, no, no, potevano aggiungere altri due, ma hanno scelto di metterne 8. Li mortacci loro, mi incazzo tantissimo. Suspiria e Guadagnino è un filmone. Non dico che avrebbero dovuto candidarlo come miglior film, ma almeno dargli qualcosa. Sarebbe stato un contentino, ma perlomeno sarebbe stato presente. Però è andata così. Allora, A Star is Born, Black Klansman, Black Panther, Bohemian Rhapsody, La Favorita, Green Book, Roma e Vice. Allora, io La Favorita e Green Book ancora non li ho visti. La Favorita esce domani, Green Book esce il 31 di gennaio. Però ho sentito parlare un gran bene della Favorita, che era a Venezia, purtroppo non l'ho visto quando ero là, e anche di Green Book si sta parlando in maniera eccellente. Io non so per quale motivo sono spinto a dire che vincerà Green Book, perché il modo in cui se ne parla fa pensare alla vittoria. Quando l'avrò visto, magari cambierò idea, non lo so, però io sento questo odore, basandomi su quanto se ne parla bene, su quanto sia effettivamente favorito, e anche in base ai ragionamenti che fanno quelli dell'Academy, secondo me potrebbero effettivamente pensare di premiarlo. Black Panther, tra l'altro, secondo me, è in questa rosa anche per altri due motivi. Qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, c'è stata la polemica sul fatto che non ci fossero abbastanza candidati afroamericani agli Oscar, e l'Academy venne tacciata di razzismo silenzioso, e allora hanno cercato nelle edizioni successive di far vedere che non è assolutamente vero. Per cui, in parte, è anche per far vedere che sostengono film
come Black Panther, che vantano un cast quasi totalmente afroamericano, ma io credo che non sia il politically correct il motivo principale per cui l'abbiamo candidato, anche perché sarebbe terribile, sarebbe una forma di razzismo, ma mi auguro che non sia così, io do il beneficio del dubbio, perché non posso accusare nessuno dal momento che non ho prove. Dico solo che uno dei motivi può anche essere quello, ma soprattutto la scorsa edizione è stata una di quelle meno viste degli Oscar, per cui candidare un cinecomic che comunque ha avuto un grande apprezzamento potrebbe aumentare gli ascolti, perché tutti vorrebbero vedere quante statuette si becca oppure si rimane a bocca asciutta. E a tutti quelli che dicono: ma scusa, non poteva candidare Infinity War, dico che mi sarei incazzato ugualmente, anche se adesso candidato a tutte queste statuette Infinity War, che ha avuto una nomination per gli effetti visivi lì, secondo me se la meritava assolutamente. E secondo me vedere Bohemian Rhapsody e Black Panther inseriti in questa rosa a discapito dei film più meritevoli è un insulto all'arte, perché allora si guarda solo a quanto un film è stato gradito dal pubblico, soprattutto nel caso di Bohemian Rhapsody, senza stare a guardare quella che è la vera arte cinematografica, perché First Man a Black Panther lo prende a cazzi in faccia, c'è poco da fare. Stessa cosa, a Rhapsody proprio gli mette le palle in fronte, ma questo è un altro discorso. Comunque, questi erano i candidati per il miglior film. Peraltro sono contento per Vice, che secondo me è fantastico. Molti dicono che potrebbe vincere Roma, secondo me Roma non vincerà, ma staremo a vedere. Miglior regia, qui sono rimasto veramente sorpreso, perché abbiamo ben tre registi non americani candidati. Evento, evento, evento. Abbiamo Adam McKay per Vice, Spike Lee per Black Klansman, che sono i due americani, e poi abbiamo Alfonso Cuarón per Roma, che è messicano, Yorgos Lanthimos per La Favorita, che è, per l'appunto, se non erro, è greco, e Powell Pawlikowski per Cold War. Cold War che da me purtroppo non è arrivato, devo cercare di recuperarlo, magari lo danno in qualche cinema di sé a Torino o a Milano, perché dovrebbe essere ancora in giro. E sono veramente contento, perché Pawlikowski è un bravo regista e non mi sarei mai aspettato che l'avrebbero candidato per la regia. Ho sentito parlare un gran bene del film, peraltro, se non erro, anche Cold War dovrebbe essere in bianco e nero, da quello che ho capito, insieme anche a Roma. Quindi abbiamo tre registi non americani candidati, e i film di due di questi tre sono in bianco e nero. Particolarissima come rosa, sono molto contento, per cui qui è difficile fare un pronostico. Io penso che vincerà Alfonso Cuarón per Roma. Mi piacerebbe che vincesse Spike Lee, se lo meriterebbe, ma dico Alfonso Cuarón. Dico Alfonso Cuarón perché mi sembra quello più probabile. Adam McKay temo che per qualche anno ancora sarà destinato a essere candidato e poi a rimanere a bocca asciutta, però vedremo. Miglior attore protagonista: allora, Bradley Cooper per A Star is Born, Christian Bale per Vice, Rami Malek per Bohemian Rhapsody, Viggo Mortensen per Green Book, Willem Dafoe per il film su Van Gogh, Sulla soglia dell'eternità. Allora, qui secondo me, per quanti molti vorrebbero Viggo Mortensen, altri vorrebbero Rami Malek, per quanto Malek sia stato bravo in Bohemian Rhapsody ed è la cosa migliore di quel film, secondo me, la performance di Malek come Freddie Mercury, io dico, senza neanche pensarci, Christian Bale, non solo perché è uno dei favoriti, ma perché secondo me in Vice è stato spettacolare. Un passo avanti a tutti, io non so come cazzo abbia fatto a interpretare Dick Cheney con quell'istrionismo, ma ci è riuscito. Sarebbe il secondo anno di fila in cui il miglior attore protagonista lo vince un attore che ha eseguito un'opera di trasformismo. L'anno scorso ha toccato Gary Oldman, che era diventato Churchill. Quest'anno, secondo me, toccherà a Christian Bale, che è diventato Dick Cheney. Però non vorrei che passasse il messaggio che per prendere un Oscar un attore deve cambiare il proprio fisico e diventare quel personaggio, che sarebbe la stessa cosa che accadrebbe se vincesse Rami Malek. Io non sarei scontento se vincesse Malek, però secondo me lo merita di più Christian Bale. Chissà se avremo la sorpresa oppure no. Miglior attrice protagonista: Glenn Close per The Wife, Lady Gaga per A Star is Born, Melissa McCarthy per Copia Originale, peraltro pazzesco che la McCarthy sia candidata all'Oscar, Viggo Mortensen per Green Book, Willem Dafoe, no, scusate, cosa sto dicendo? Olivia Colman per La Favorita, Yalitza Aparicio per Roma. Allora,
Sono abbastanza convinto che vincerà Glenn Close. Molti dicono: ma no, vince Lady Gaga, è stata brava. Ma se avete visto The Wife, la Close è stata strepitosa. Peraltro, The Wife è un film carino. Un buon. Lo considero anche un thriller psicologico, sebbene non sia di fatto un thriller. Lo è per le dinamiche tra i personaggi, perché non ha una trama con chissà quali colpi di scena, però ha le connotazioni del thriller. È un film drammatico, molto introspettivo. Lei è stata brava e sarei contentissimo di vedere la Close vincere, soprattutto per quel ruolo. Un film che quasi nessuno si è cagato e che io con la Svet ho visto per puro caso. Una sera che non sapevo cosa vedere, arriva un tizio abituato a guardare film molto intellettuali che dice: Giovanotto, porti la signorina a vedere un gran bel film che ho appena visto, The Wife. Due biglietti per The Wife. E siamo rimasti folgorati, soprattutto per l'interpretazione della Close. Quindi io, per quanto mi dicano che la Coleman è stata molto brava, la favorita, secondo me vincerà Glenn Close. Poi abbiamo miglior documentario. Miglior documentario, Free Solo, qui non saprei bene. Free Solo, Hail County, This Morning, This Evening, Man in the Gap, of Fathers and Sons e RBG. Qua non saprei perché non li ho visti, quindi non saprei dirvi. Miglior film straniero abbiamo Never Look Away, della Germania, Shoplifter, film giapponese, Cafarnaum, per il Libano, Roma per il Messico e Polonia, cioè, ed è Cold War. Quindi Cold War, che è stato candidato per appunto per il mio film straniero, mentre invece Roma è stato candidato anche come miglior film in generale. Allora, questo perché? Perché un film, per essere candidato come miglior film in generale, non solo come miglior film straniero, deve essere rimasto in sala in un certo numero di sale a Los Angeles per 2 settimane. Infatti, Tommy Wiseau, quando diresse The Room, spese un mucchio di soldi per farlo rimanere nel numero di sale richiesto a Los Angeles per 2 settimane, per poterlo candidare agli Oscar. Ovviamente non glielo accettarono. Per cui qua, secondo me, vince Roma, ma molto facilmente. Quindi non vince il miglior film, ma vince il miglior film straniero, secondo me. Contento per Cold War. Assolutamente. Miglior sceneggiatura originale. Abbiamo First Reformed di Paul Schrader, Green Book, La Favorita, Roma e Vice. Allora, secondo me la miglior sceneggiatura originale, io sono convinto che lo vincerà Vice. Io spero che lo vinca Vice perché la sceneggiatura di quel film è pazzesca e Adam McKay se lo meriterebbe al momento che l'ha scritto e diretto. Per cui non gli daranno il premio a livello di regia, a livello di per l'appunto, come posso dire, film, ma glielo daranno secondo me per la sceneggiatura e sarebbe comunque una bella soddisfazione. Miglior film d'animazione: Gli Incredibili 2, L'Isola dei Cani, Mirai, Ralph Spacca Internet, Spider-Man, Un Nuovo Universo. Allora, io vi dico, secondo me, per quanto mi piacerebbe che vincesse L'Isola dei Cani, io punto su Spider-Man, Un Nuovo Universo, ma ho paura che possa essere surclassato da Ralph Spacca Internet. Io onestamente spero non vincano né Ralph Spacca Internet né Gli Incredibili 2, perché per quanto siano degli ottimi film d'animazione, secondo me non sono a livello di Mirai o anche solo Spider-Man Nuovo Universo. L'Isola dei Cani è sopra, l'Isola dei Cani sarebbe meritato la candidatura come miglior film in generale. Però gradirei vincesse, ma non credo succederà. E quindi dico Spider-Man Nuovo Universo, ma solo ed esclusivamente per una questione di sensazione. E qui comunque li ho visti tutti, per cui posso giudicare assolutamente in maniera bella completa. Miglior cortometraggio documentario, vi dico i titoli ma non saprei: Black Sheep, Endgame, Lifeboat, A Night at the Garden, Period, End of Sentence. Poi, miglior canzone, abbiamo All the Stars per Black Panther, vabbè, o I'll Fight di RBG, Shallow, A Star is Born, The Place Where Lost Things Go, del ritorno di Mary Poppins, When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, della ballata di Buster Scruggs. Sorpresa la canzone per la ballata di Buster Scruggs, non credevo l'avrebbero messa. Io qui dico Shallow per
Star Is Born senza neanche pensarci troppo. È passato un sacco in radio, è una canzone bellissima, ha commosso un sacco di spettatori. Io sono convinto che vincerà quella, però sono curioso di vedere le esibizioni. Peraltro sapete che questa edizione di Oscar non avrà un conduttore dopo l'abbandono di Kevin Hart, perché sono ricicciati fuori alcuni suoi tweet del passato, tweet omofobi, è stato contestato dall'Academy, quindi hanno deciso di far condurre ad alcuni degli ospiti, ad alcuni degli attori, cosa già tentata in passato, non è, nel passato non è andata molto a buon fine, però contenti loro. Rischi di essere un'edizione abbastanza noiosa e pallosa, più del solito, o magari poi ci stupiscono gli effetti speciali perché dicono che ci sarà a presentare anche parte del cast di Avengers Infinity War. Giusto per far spadroneggiare ancora un po' la Disney, no? Miglior sceneggiatura non originale. Le sto leggendo in ordine di come sono state annunciate. Spike Lee per Black Klansman, Joel Ethan Coen per La ballata di Buster Scruggs, Nicole Olofsinger e Jeff Witte per Can You Ever Forgive Me, che sarebbe copia originale, Barry Jenkins per Se la strada potesse parlare, Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters per A Star Is Born. Allora, miglior sceneggiatura non originale, vi dico la verità, io vorrei Black Klansman. Black Klansman mi piacerebbe tantissimo perché è l'adattamento di Black Klansman, che era scritto in maniera diversa, del libro scritto dal protagonista della storia, e secondo me si meriterebbe veramente la miglior sceneggiatura non originale. Io incrocio le dita e spero che lì si porti a casa qualcosa. Miglior trucco e conciature, e qui sono rimasto molto male. Border, Maria Regina di Scozia e Vice. Ora, ma puoi non mettere Suspiria in questa categoria? Ma voi avete visto Suspiria? Ma degli effetti speciali, del make-up che è mostruoso. Come cazzo hanno fatto a non candidare? Sembra che l'abbiano fatto apposta. Come dire, ci sta sul cazzo, non lo candidiamo! Non è giusto. Era pure in shortlist, non è giusto. Però, questo è e questo ci dobbiamo beccare. Cosa vogliamo fare? Io ormai non sto neanche più a farmi più di tanto il sangue amaro, perché a che serve? Miglior scenografia, Black Panther, e qui ci può anche stare. Scenografie prettamente digitali, ma ormai lo sono quasi tutte, tranne qualcosa in qualche film. Black Panther, la favorita, film in costume ci sta. First Man, assolutamente d'accordo. Il ritorno di Mary Poppins, Roma. Io penso che le scenografie se le becca Black Panther, ma qui, vedete, in queste categorie tecniche a me sta anche bene, sono le categorie principali che mi hanno un po' fatto girare il cazzo, perché da un punto di vista tecnico certe cose possono anche starci, le scenografie non sono male. Poi, migliori effetti speciali, Avengers Infinity War, meritatissimo. Christopher Robin, altro film Disney che sarebbe per appunto Ritorno al Bosco dei 100 acri. Ready Player One, solo a Star Wars Story. Qui lo dico senza proprio indugio, Ready Player One, già solo per la scena di Shining, sarebbe una bastardata non darglielo. Assolutamente. Mi fa piacere che ci sia solo a Star Wars Story, quindi rendetevi conto, abbiamo 3 film su 5 in questa categoria che sono della Disney, per dire. Però sono contento per solo, perché insomma gli effetti erano buoni, però dico Ready Player One, quindi Warner. Miglior fotografia, Cold War, la favorita, Never Look Away, Roma e A Star Is Born. Io dico Roma. Roma, ma proprio, ma senza neanche stare a pensarci. Miglior attore non protagonista, Adam Driver per Black Klansman, contentissimo per il buon Adam, Mahershala Ali per Green Book, Richard E. Grant per copia originale, Sam Elliott per A Star Is Born e Sam Rockwell per Vice. Allora, contento per Sam Rockwell, anche se secondo me avrebbe meritato maggiormente Steve Carell per quel film. Mi ha colpito molto di più. Bravo, sicuramente, Rocco nei panni di George W. Bush, ma Carell è stato decisamente più incisivo e io me lo ricordo molto di più. Però, anche perché adoro Carell, quello è un altro discorso, però va bene così, cioè, va bene, ci sta come cinquina, e io dico ancora una volta vittoria di Mahershala Ali per Green Book, quindi sarebbe la seconda volta che vince con miglior attore non protagonista e andrebbe benissimo così. Però sono stupito per Sam Elliott. Sam Elliott, io avevo detto, secondo me lo candideranno mesi fa. Poi, mano a mano che si delineavano i film favoriti, ho tolto dalla mia testa l'idea che Sam Elliott venisse candidato, perché ho detto, ce ne sono di più bravi. Eppure eccolo qua, pacialone con i suoi bei baffoni bianchi. Una cosa meravigliosa. Per insomma, in A Star Is Born il fratello Bradley Cooper. Bravo! Però in realtà secondo me non è così fuori luogo come dicono tanti. Ha fatto il suo, non vincerà mai. Secondo me,
O magari poi bam, Adam Driver per BlacKkKlansman, sarei contentissimo. Però devo vedere Green Book, però per come ne sta parlando, secondo me Ali è più probabile, vedremo. Io dico Ali comunque. Migliore che peraltro sta facendo una figata in True Detective stagione 3, bravissimo, cioè si meriterebbe un Oscar per ogni cosa che fa. Miglior attrice non protagonista: Amy Adams per Vice, Emma Stone per La favorita, Regina King per Se la strada potesse parlare, Rachel Weisz per La favorita, ancora due per lo stesso, come l'anno scorso per quanto riguardava Rockwell e Harrelson per Tre manifesti a Missouri, uguali, ma per le migliori attrici non protagoniste. E poi Marina di Tavira per Roma. Io dico Amy Adams, è il suo anno, sento che è il suo anno, sento che è il suo anno, perché in Vice è stata straordinaria. Migliori costumi, qua secondo me sono abbastanza giuste le candidature: La ballata di Buster Scruggs, Black Panther, La favorita, Il ritorno di Mary Poppins, Maria Regina di Scozia. Anche qui Black Panther per i costumi ci sta, molto creativi, e io dico che vincerà La favorita, film in costume è un po' più probabile che vinca. Miglior montaggio: Bohemian Rhapsody, La favorita, First Man, Roma, Vice, Green Book. Per quanto io adori First Man, Vice secondo me ha il montaggio più pazzesco. È proprio il montaggio in quel film conta tantissimo, quindi dico Vice senza alcun indugio. Miglior colonna sonora originale, e qui mi incazzo: Black Panther, vabbè, BlacKkKlansman, Se la strada potesse parlare, L'isola dei cani, contentissimo, e Ritorno di Mary Poppins. Allora, a questo punto io spero in Alexandre Desplat per L'isola dei cani, perché è lui che ha scritto la colonna sonora. Vi dico la verità però, Black Panther, molti dicono, ma la conosco, no, ma me la ricordo ancora. Per me, cioè, volete dirmi che le musiche di Thom Yorke per Suspiria e di Justin Hurwitz per First Man non siano meritevoli quanto quelle di Black Panther? Ma siamo seri? Io ripeto, capisco l'impatto culturale, capisco tutto quello che volete, gli ascolti, eccetera, ma non esiste che mi metti Black Panther e non mi metti o Suspiria o, che so, le musiche di Thom Yorke, le musiche di Hurwitz per First Man. Cioè, Hurwitz ha fatto delle musiche straordinarie in La La Land, ma in First Man si è superato perché non era un film musicale. E io me le ricordo ancora, mi rimbombano ancora nel cervello, porca puttana. È pazzesco. Pazzesco, non lo so. Io sinceramente sono allibito e anche un po' incazzato, però che volete farci? Secondo me qui vince L'isola dei cani, quindi Desplat assolutamente se lo meriterebbe, e secondo me vince. Miglior cortometraggio animazione: Animal Behavior, Bao, Late Afternoon, One Small Step, Weekends. Dico Bao, quello della Pixar che ha preceduto gli Incredibili, perché era bellissimo quello del raviolino, mamma mia, ho pianto come un bastardo in quel frangente. Miglior cortometraggio, qui ve li dico ma non saprei: Detainment, Fall of Mother, Margaret, Skin. Miglior sonoro: Black Panther, e va bene, Bohemian Rhapsody, First Man, A Quiet Place, Roma. A Quiet Place, perché il sonoro lì era importantissimo, dato che parlavano poco, per cui secondo me il sonoro lo vince A Quiet Place. Contento di vederlo anche solo in questa categoria, perché comunque un film horror molto particolare, ci sta. Miglior montaggio sonoro: Black Panther, A Star is Born, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma. Montaggio sonoro, io dico First Man. Però secondo me alla fine vincerà Bohemian Rhapsody, ma non importa. Quindi queste erano le candidature, questo era il mio pensiero circa le candidature, e forse un pensiero un po' estremo, non lo so. Sta di fatto che 16 candidature alla Disney mi fanno pensare, mi fanno riflettere, mi fa pensare che Black Panther abbia più candidature di BlacKkKlansman, tantissimo, ma anche solo della ballata di Buster Scruggs, per intenderci. Cioè, tra Black Panther e Bohemian Rhapsody non so quale sia più intruso tra i due. Fatemi sapere voi in un commento qui sotto che cosa ne pensate. Io vi abbraccio. Grazie quindi tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto bene. E noi ci vediamo al prossimo Movieblog. Nei prossimi giorni arriveranno un sacco di recensioni dei film candidati. Preparatevi e allacciate le cinture.